In Canada addirittura vietato, mentre negli Stati Uniti è stato la causa di oltre 8.000 casi di infortunio per i bambini. Può provocare anche deformazione ai piedi o problemi alla schiena. È opportuno quindi ridurre l'utilizzo di questo oggetto sotto la supervisione di un adulto per circa un paio di volte al giorno. Il succo di frutta pastorizzato ha poche vitamine, ma è spesso ricco di zuccheri ed è meglio sostituirlo con la frutta fresca. Il latte intero ha poco ferro, ma elevate sostanze nutritive spesso inutili per un bambino. Ciò può portare a problemi ai reni o allergie. Meglio optare per alimenti ricchi di calcio o di vitamina D. I bambini esplorano il mondo intorno a loro e hanno a che fare con comportamenti sociali attraverso i giocattoli. Così i colori naturali o i suoni elettronici possono avere un cattivo effetto sullo sviluppo del pensiero, influenzando negativamente la personalità, provocando ad esempio atteggiamenti aggressivi. Vestiti troppo caldi non sono adatti al bambino, poiché gli impediscono di abituarsi ai cambi di temperatura, e questo può portare a malattie. L'abbigliamento ideale deve essere realizzato con materiali naturali e traspiranti. La luce blu da schermi LED può provocare danni alla retina. Smartphone e tablet devono essere utilizzati con cura e a piccole dosi, specialmente con i bambini più piccoli che non hanno ancora sviluppato competenze sensoriali. Indossare la cintura di sicurezza sul ventre quando si è incinta potrebbe causare lesioni al bambino in caso di incidente. La cintura andrebbe messa più in basso, sotto l'addome. In questo modo si eviterà di creare pressione sulla pancia.